Prenderà il via anche a Teramo dalle 18 alle 23 la campagna di vaccinazione riservata ai maturandi, che dovranno fare gli esami il prossimo 16 di giugno. Oltre 1.500 tra ragazzi e ragazze verranno vaccinati dal 3 al 5 giugno nel lab allestito all'università, che sta confermando ottimi risultati. Aprire questa piattaforma ai maturandi per noi è stato un momento importante, perché andremo a dare a coloro che fra poco dovranno sostenere l'esame di Stato per il loro futuro, ci possono andare con la tranquillità e la serenità che un esame del genere necessita. Quindi nel momento in cui si apre questa possibilità, vedere questa risposta è un monito, un insegnamento per tutti, che fa capire che la vaccinazione rappresenta un senso, un dovere sociale, morale, perché ha dato insegnamento a tutti che in questo momento è l'unico modo per contribuire ad uscire da questa pandemia. I maturandi sono 2.100 nella provincia di Teramo, se ne sono segnati 1.500 e qualcosa, ma il dato è parziale, perché già nel pomeriggio di ieri, ma anche oggi, arrivano mail che, diciamo, ci chiedono di vaccinarsi, seppure non sono riusciti ad iscriversi, ma la piattaforma è ancora aperta, per cui per la giornata di sabato si potrà ancora iscrivere. Ovviamente abbiamo fatto una scelta che è quella che facciamo sempre insieme all'assessore Verica, è una scelta di utilizzare questa piattaforma regionale che ci ha dato ottimi risultati per evitare quegli assembramenti che sono successi ieri, purtroppo, mi dispiace, a Bologna. Noi questa strategia non la utilizziamo, perché noi vogliamo invece far sì che i ragazzi si possano vaccinare senza fare assembramenti, in sicurezza. Chiaro che qualche assembramento qualche volta può capitare, ma se, come dire, limitato, questo aiuta un po' tutta l'organizzazione. L'occasione per i maturandi sarà, oltre al vaccino, quella di visitare l'università, anche in vista della scelta sul proprio futuro. Diciamo un'assistenza all inclusive, la possibilità per i ragazzi di fare un'esperienza all'interno dell'università, visitando laboratori, visitando le singole facoltà, avendo possibilità di partecipare a una trasmissione radiofonica, quella di radiofrequenza, quindi di diventare protagonisti non solo del loro futuro sanitario, ma anche della loro vita.